Benvenuti a questa edizione di TGM Oggi, 2 dicembre 2016. Questi i titoli di oggi. Il dottor Cazzaniga di Saronno chiede i domiciliari, altri indagati sospesi. 50° rapporto Censis, sempre più risparmi e sempre meno sbocchi per i millennials. Comunicato di polizia tedesca fa sapere che forse in Norvegia c'è cancello Dachau. Aeroporto di Barcellona senza polizia, sciopero degli addetti, immondizia dovunque. Caso della morte di Solomon, scarcerato Galioto, cede impianto accusatorio. Astrofisico Stephen Hawking ricoverato al Gemelli di Roma per controlli. Folla oceanica allo stadio di Medellin dentro e fuori per omaggiare Chapecoense. Messaggio shock su Facebook di Nico Rosberg, lascio la Formula 1 dopo la vittoria 2016. Respinta l'accusa di omicidio volontario da parte del dottor Cazzaniga nel caso delle morti per cocktail di farmaci a Saronno, che dichiara ai giudici di aver alleviato in questo modo le sofferenze dei pazienti. Il suo avvocato ha chiesto i domiciliari. L'amante infermiera ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori. Gli indagati dell'inchiesta nell'ospedale di Saronno, dove è successo il fatto, sono stati rimossi e messi al minimo dello stipendio, a parte direttore sanitario e primario del pronto soccorso, trasferiti ad altro incarico, per gli indagati deciderà riguardo una commissione disciplinare. Sempre di più si investe in media digitali, sempre meno si spende su tutto il resto. Dal 50° rapporto Censis, il centro studi investimenti sociali, si ha un quadro del paese per cui i millennials, le nuove generazioni, sono più poveri dei loro nonni incastrati in un'area del mondo, del lavoro, dove la prerogativa è galleggiare senza crescita, intrappolati nei lavoretti a basso guadagno e sempre più nel sommerso. Mentre invece i nonni, le generazioni più anziane, detengono il potere economico del paese con i loro risparmi da tenere pronto uso in caso di spese impreviste. Dal lato positivo c'è una grande esplosione del Made in Italy, con esportazioni molto sostanziose e ritorni turistici che danno ricchezza quando il paese rimane a vedere cosa può succedere di male su cui intervenire economicamente. Il dato più particolare sono le esplosioni di commercio di materiale digitale, dove oltre alla parte meccanica, il boom è anche nel traffico dati con aumenti nelle vendite di SIM dati per internet. In un comunicato, la polizia dell'Alta Baviera in Nord in Germania fa sapere che molto probabilmente è stato rinvenuto in Norvegia il cancello d'ingresso del campo di Dachau, famoso per lo sterminio degli ebrei nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Dopo il trafugamento nella fine del 2014 del cancello da 100 kg, c'è stata la diffusione di una ricompensa da 10.000 euro per tutti quelli che potessero dare informazioni. Il comunicato della polizia tedesca fa sapere inoltre che c'è stato il sequestro in Norvegia di un portale con la scritta famosa, ma intanto si aspetta una conferma di autenticità per poter sostituire quello copiato che attualmente si trova sul campo di Dachau, fortemente voluto dai sopravvissuti allo sterminio. L'aeroporto di El Prat a Barcellona è sotto scacco da parte dei sindacati del comparto delle pulizie dello stesso aeroporto. Infatti gli addetti sarebbero in sciopero e di conseguenza non ci sarebbe pulizia degli ambienti. Su internet circolano foto dove si può vedere che l'aeroporto, perfettamente funzionante per i voli e i passeggeri, assomiglia a una discarica a cielo aperto con tutti i tipi di rifiutti possibili lasciati strabordare dai gestini e in terra dove transitano i passeggeri. Il caso dello studente americano Bo Solomon caduto nel fiume Tevere durante una colluttazione la notte tra il 30 giugno e il 1 luglio di quest'anno sembrerebbe avere una svolta con la scarcerazione di Massimo Galioto dopo 5 mesi di carcere per una battuta d'arresto dell'impianto accusatorio. La miopia della super testimone compagna di Galioto, tra le varie cose, sembrerebbe scagionare Massimo, perché probabilmente Massimo stesso non era il solo presente sulla scena del delitto. Quindi l'esclusività della sua persona durante la colluttazione viene a cadere e di conseguenza si riaprono le situazioni sulla morte dello studente.
Durante la visita a Roma per l'assemblea plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, l'astrofisico Stephen Hawking ha dovuto ricoverarsi al Policlinico Universitario Gemelli di Roma per controlli medici. Non si tratta della prima volta per il Policlinico Gemelli di ospitare personalità straniere. Tra i vari, la moglie dell'economista Amartya Sen, che ha fatto dire al marito buone parole sulla capacità del policlinico rispetto anche a realtà americane di eccellenza. La visita a Roma di Hawking è stata anche occasione per conoscere di persona Papa Bergoglio. Allo stadio Atanasio Girardot di Medellín in Colombia, folla oceanica ha reso tributo alla squadra del Chapecoense, che ha perso la vita per la maggior parte nell'incidente aereo di qualche giorno fa, sempre nella zona di Medellín, per la mancanza di carburante. Dentro lo stadio tutto esaurito sugli spalti, fuori lo stadio fiumi di gente hanno omaggiato con messaggi e canti la squadra scomparsa, che ha avuto l'omaggio da parte degli avversari dell'Atletico Nacional della vittoria a tavolino. All'età di 31 anni Nico Rosberg lascia la Formula 1 dopo la vittoria del campionato mondiale di quest'anno, cioè nel 2016. In un post su Facebook, l'annuncio shock del figlio d'arte dopo il padre Keke, vincitore del titolo mondiale nel 1982. Adesso Nico si dedicherà alla sua famiglia e alla sua bambina, di cui va molto fiero e che non ha messo da parte perfino con la vittoria del mondiale. La questione se sia o meno giusto risparmiare si può notare quando il risparmio diventa fine a se stesso, come mero accumulo di denaro senza fini di investimento o di utilizzo. Il paese Italia risparmia, perlomeno in base ai dati del Censis, e dall'altra parte ci sono i figli del paese che combattono per avere il minimo indispensabile, almeno quello. Se si provasse a dare fiducia ai millennials, cioè ai figli del paese, e magari non ci si accanisse sulla tecnologia sperando che sia la salvezza, magari uno spiraglio di un movimento ci sarebbe. Bene inteso, il risparmio e la pratica del risparmio sono cose buone, perché se non ci fosse risparmio non ci sarebbe ricchezza. Ma quella ricchezza non può essere, come detto sopra, un fatto di accumulo e basta. Perché sperare che gli eredi possano ben amministrare dopo che sono stati tenuti tanto a stecchetto per colpa dei genitori è praticamente, anche se non in tutti i casi, utopico. Un figlio represso del denaro certamente butterà via un poco di soldi per soddisfare le proprie voglie. Quindi buona cosa abituare al risparmio anche le giovani generazioni, o perlomeno quelle successive, per non trovarsi di fronte a degli scialacquatori di professione. Con questo si conclude l'edizione di TGM di oggi. Ci vediamo al prossimo video per la prossima edizione.